di questo libro. Allora, io avevo scritto la raccolta e dovevo pubblicarla. Mi ero rivolto al mio editore, diciamo, tra virgolette, storico di Roma. Ero andato a Roma, avevo parlato, ma avevo un senso di insoddisfazione. E ho detto, ma perché se dobbiamo sempre cercare qualcosa al di fuori della Basilicata, quando poi ci sono tante energie positive, tante intelligenze qui? E sono stato indirizzato veramente casualmente proprio, perché poi, ed è stato un incontro per me decisivo. Perché la cura che ha avuto nei confronti di quello che ho scritto mi ha dato un senso di gratificazione prima ancora della pubblicazione. E l'attenzione per il dettaglio e l'attenzione e il rispetto per lo scrittore. E questa cosa, non che mancasse totalmente nell'altro editore, però c'era un senso di abbandono a se stesso, cosa che non avviene mai. Io so sempre che alle mie spalle ho Lucio Attorre, che io diciamo, mi onoro di definire amico ora e oggi, e questa è stata una Se bellissima. mi permetti, quello che tu hai appena detto, io posso testimoniarlo perché ero presente alla presentazione di fatto del tuo libro, Quella, la prima la prima presentazione alla religiosa. presentazione, e veramente anche il suo intervento è stato un intervento che dimostrava proprio, ecco, la cura, avere cura e rispetto proprio della persona, dell'autore. E quindi questa volontà di non solo di, cioè, non l'aspetto economico, finanziario, ma No, invece l'interesse per quello che veniva fuori, per il lavoro che c'è dietro una pubblicazione, per la volontà, anche l'orgoglio di confrontarsi con chi su questa terra, su questo territorio che non è facile, si sperimenta e cerca di condividere emozioni, ma soprattutto anche riflessioni profonde sulla realtà, perché poi adesso, al di là di tutto, anche un genere come questo, che può sembrare in un primo momento abbastanza così, di semplice impatto con il pubblico, anche perché dalla letteratura, al cinema, io vorrei proprio videogiochi, su parlare vari ma di non è questo. così. In realtà il genere dell'horror è sottovalutato, ma io lo ritengo un ottimo strumento di critica sociale. E non lo è da oggi. Se noi riflettiamo su quelle che sono le figure classiche dell'horror letterario e cinematografico, è facile rendersi conto una connessione con alcune situazioni proprie dell'uomo, della società contemporanea. Prendiamo il vampiro. Il vampiro che nasce come figura, in realtà nasce con Carmilla di Lefanu, però ha avuto lo slancio nell'immaginario collettivo con Dracula di Stoker. Ora, è un conte, il conte Dracula. Quindi è un aristocratico, è l'aristocratico che succhia il sangue al popolo che vive ai piedi del castello. Quindi è una metafora economico-sociale molto forte ed è pieno di metafore quel romanzo. Un romanzo che al di là del genere è eccezionale, è un romanzo straordinario. Per esempio c'è una scena in cui Lucy, che è l'amica di Mina vampirizzata, viene uccisa con il paletto nel cuore da un gruppo di uomini, che è una rappresentazione di uno stupro di gruppo molto forte. Al di là dell'orrore sovrannaturale, leggiamo in questo romanzo un orrore reale. E anche la visione stessa del vampiro, le zanne, nella rappresentazione, tra l'altro letteraria, che è un po' diversa da quella cinematografica,
la peluria sul palmo delle mani, il fatto che Dracula possa camminare come una lucertola, lo rende quello che è più animale che umano, perché noi abbiamo paura del nostro lato animale, del lato irrazionale, e questa è la metafora forse principale di Dracula. Prendiamo un'altra figura classica, il lupo mannaro, che al di là del perché anche il vampiro è già tutto poi un pregresso sulle tradizioni su cui non sto qui a tediarvi, ma il lupo mannaro nell'immaginario letterario e cinematografico è quella parte animale che noi non riusciamo a contenere e che rischia di ferire anche le persone a cui noi vogliamo bene. Pensiamo a sì, esattamente, perché quando l'animale... Scusami se ti interrompo, certo, prego. Ho letto una notizia che a me è stata un pugno nello stomaco, la canzone è stata liberata. Allora guarda, io quello anche altro che scena dell'orrore, che è stata che l'ha ammazzato il piccolino. Quindi, lo viviamo tutti i giorni questa... E che alcune volte in alcune persone si toglie la maschera di umanità e viene fuori l'animale. Pensiamo al classico del genere, da questo punto di vista non letterario ma cinematografico, è Il lupo mannaro americano a Londra di John Landis, che è un grande regista, è una grande pellicola, che fra l'altro è un comedy horror. Lì qual è la paura di fare del male alle persone care? Morto vivente, il zombie, altra metafora. Romero ha avuto un'intuizione straordinaria quando ha creato questa i zombie, lupi mannari, e i zombie, i morti viventi. Romero, che ha creato proprio questo genere, comunque è un morto, che sono i morti che ritornano. Anche questo, c'è poi un il Revenant, il ritornante delle tradizioni popolari. Però in una scena che fa Romero? Li fa accorrere tutti verso un centro commerciale dove si sono rintanati dei sopravvissuti, e quella è una scena chiarissima, il consumismo che ci rende delle creature non, né vive né morte, che si muovono. Quindi è chiaro come l'orrore non sia mai fine a se stesso, anzi per quanto sembri camuffare la realtà, la rivela, e la rivela con un impatto ancora più forte, proprio perché si ha male della paura. La paura è probabilmente la pulsione più potente che esista al mondo, perché è quella che fa scattare in noi l'istinto di sopravvivenza e il cosiddetto pilota automatico, per cui quando si agisce sulla paura, si agisce su qualcosa di ancestrale, qualcosa che va nel profondo della nostra essenza di esseri viventi, prima ancora che di esseri umani. E io quello che ho provato a fare, ovviamente, nei racconti, è proprio giocare con questo, ecco, giocare con la paura. Perché si ama la paura letteraria e cinematografica? Perché viene vissuta in un ambiente protetto, un po' come il sublime di Kant, diciamo, il sublime dinamico. Allora, se io sono a casa tranquillo e dalla finestra vedo una tempesta che infuria e che spazza via tutto, provo una sensazione di piacere, di euforia. Ovviamente quella stessa sensazione non la proverei se mi trovassi in mezzo alla tempesta. La stessa cosa vale per la paura. Allora, se io posso goderne, quindi posso vivere la paura al di fuori del pericolo, provo quella sensazione di piacere e anche di esperienza, è esperienziale, perché per un attimo ci possiamo mettere nei panni del cattivo. E il cattivo ha un suo fascino quando è letterario, cinematografico, ovviamente. Ma anche nei panni della vittima. Penso, perché poi c'è sempre questa doppia figura, il carnefice e poi la vittima.